Cerimonia di inaugurazione, una cerimonia importante. AS Roma e Mondo Sport & Flooring hanno deciso di inaugurare il campo A del centro tecnico ad Agostino Di Bartolomei. Undici stagioni, lo scudetto meraviglioso, tre Coppe Italia, non solo questo, non sono numeri sportivi, non sono statistiche. Il rapporto tra Agostino Di Bartolomei e la Roma è un rapporto intenso, duro, forte, che poi si interrompe magari bruscamente, però oggi questo è il segno di una continuità che la AS Roma vuole dare, perché tutti i giovani di oggi, i giovani che lui amava, potranno scendere su un campo intitolato ad Ago. Quella curva che è sempre stata la sua curva, il suo coro, la fascia al braccio, la Roma nel cuore. Grazie Ago. Ago, Ago, Agostino, go. Tutti insieme, dai. Agostino. Ago, Ago. Innanzitutto, buongiorno a tutti, benvenuti. È con vivo piacere e con emozione che sono qui insieme agli altri ospiti della famiglia Di Bartolomei per inaugurare questo campo, e vorrei ringraziare tutti quelli che sono venuti per questa bella cerimonia, a cominciare dagli ex compagni di quella squadra fantastica che per la prima volta sfidò nel centro-sud insieme ad Agostino, guidati da lui, sfidò nel centro-sud lo strapotere dei club del nord. Quindi con la fascia al braccio. Siamo stati invitati a vedere il film al Festival del Cinema a metà ottobre, credo, di lì, cosa se non mi ricordo la data, ed eravamo diversi di noi, della Roma, Sabatini, Fenucci, c'era Simone Perrotta, Giorgio Rossi, il mitico Giorgio Rossi che dovrebbe essere qui da qualche parte. E uscendo da quella proiezione era come se ci guardassimo in faccia e ci dicessimo: però perché Ago non ha il posto che dovrebbe avere, il posto che gli spetta? Poi più tanto che chiederci il perché, ci siamo detti il perché poi è un particolare, vediamo di trovarglielo. E questo di oggi è l'occasione perché, come amano definirsi i nuovi proprietari americani, non tanto proprietari ma piuttosto custodi della società, e noi dirigenti in fondo non siamo altri che coloro al quale è affidato un testimone da portare il più degnamente possibile, speriamo, per un pezzo di strada. Tutti, grazie ai tifosi,
sono i primi proprietari non solo della squadra ma di tutto. Grazie per l'affetto che in questi anni ci avete regalato, grazie per averci fatto sentire Ago ogni giorno vicino, e di questo credo che non potremo mai dirvi grazie abbastanza. Grazie alla Roma, grazie a Franco, a Walter, a Daniele, grazie alla proprietà, grazie a tutti per essersi ricordati che Ago a Trigoria era di casa, che questa è stata casa sua e lo è. Grazie per esservene ricordati, volendo dedicare a lui un campo che è un campo su cui giocheranno tanti futuri capitani, tanti futuri campioni, tanti ragazzi che soprattutto spero riescano a portare Diago nello sport e nella vita la serietà e anche quel pizzico di professionismo accompagnato a una sana ironia. Noi siamo depositari di qualcosa per i nostri figli, lo siamo in quanto tifosi della Roma, lo siamo in quanto uomini, lo siamo in quanto persone, dobbiamo sempre ricordarci di questo. E io credo che in questo senso il ricordo di Ago possa aiutare tanti. Però in questo momento io davvero, in questo momento in cui mi mancano le parole, l'unica cosa che mi viene da dire è che forse a volte per ricucire il filo della memoria basta un Ago. In questo senso davvero non posso che pensare alle tante volte in cui siamo stati ricolmati di affetto. Io dico spesso che sono una persona estremamente fortunata, è vero, esistono due campi che portano adesso esistono due campi che portano il nome di Agostino Bartolomei. Uno è questo, ed è un ritorno a casa. Un altro è quello che sta a Castellabate, a San Marco. E ha una storia diversa, è un campo anarchico, voluto per la forza di mia madre, di sua moglie. Oggi credo che state restituendo a me, a Gianmarco, a Marisa, a Nino, a tutte le persone che lo hanno amato davvero, state restituendo qualcosa di enorme. Quindi mi sento di concludere dicendo a questi ragazzi, a questi 51 meravigliosi testimoni del futuro, divertitevi, siate seri, portate nel calcio tutto quello che vi pare, ricordatevi soprattutto che il calcio è serietà, ma è anche alla fine dei conti divertimento, perché se riuscirete a divertirvi ad essere seri nella vita, in un campo di pallone come in qualunque altra cosa, sicuramente riuscirete. Grazie. Grazie Luca Di Bartolomeo. Prima che la Roma mi prendesse, dopo a distanza dei 2 anni mi sono trovato giornalmente a vivere con Ago e avere anche delle soddisfazioni vincendo uno scudetto con il nostro capitano. Io penso che di Ago si sia detto tutto, è uscito un film più o meno che racconta la sua vita, ma la cosa che mi rende più orgoglioso, e di questo sia il presidente, ma io ringrazio i direttori da Franco Bardini, Claudio Fenucci e Sabatini per questa bella motivazione e questa targa importante per Ago, perché anch'io, essendo responsabile del settore giovanile, da oggi in poi legge di comunicati durante la settimana sia a livello dilettantistico che quello professionistico, e leggere il campo Agostino Di Bartolomei dove giocano i nostri ragazzi è di grande orgoglio, per cui vi ringrazio a tutti voi. Grazie a tutti. Franco, ormai sono state dette tante bellissime parole. Sono abbastanza commosso perché ad Agostino mi legava soprattutto l'interesse per il campo, ma fuori dal campo. Lo ringrazierò perché, per sempre, perché mi ha fatto conoscere Roma città, mi ha inserito nei primi tempi e soprattutto mi ha fatto conoscere la Roma. Io vorrei ringraziare la nuova società perché ha riportato un figlio della Roma a casa. E soprattutto vorrei ringraziare la famiglia per la pazienza che ha avuto aspettando questo meraviglioso giorno. Daniele De Rossi. Sbagliare un calcio di rigore. 19 gol e lo scudetto. Seguito Nela. Sette anni, 102 presenze, un gol e lo scudetto. Ubaldo Righetti.
Alberto Faccini, 14 presenze, 3 gol e lo scudetto. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, io senza guardare, ed il portiere lo fece passare. La targa, campo A, intitolato ad Agostino Di Bartolome. All'altruismo, dalla fantasia.